Radio Amore presenta Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Conduce in studio Ubaldo Scarantino. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi per punto d'incontro, ospite in diretta, abbiamo Giuseppe Salvatore. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, Giuseppe Salvatore fa parte ed è uno degli elementi del gruppo Canuzzi Compagni di Strada, che opera a Caltanissetta e che si occupa del recupero e dell'affidamento di cani abbandonati. Dico bene? Sì, dici bene, perfetto. Come nasce quest'idea, visto che comunque, diciamo, voi non siete, non avete finanziamenti pubblici, siete un gruppo informale di persone che si sono riuniti e hanno deciso di dedicarsi... Sì, allora, sì. Io vorrei puntualizzare che noi appunto al momento non siamo un'associazione, siamo soltanto dei cittadini. Dei cittadini che vogliono intervenire a favore dei deboli, che potrebbero essere i cagnolini, i cuccioli abbandonati, ma abbiamo un amore viscerato anche per la nostra città. Quindi sì. Se noi facciamo qualcosa è anche per tutelare sia i cagnolini ma anche gli abitanti di questa cittadina. Dico, come vi è venuta questa idea? Cioè, perché avete notato una carenza nel territorio di un servizio del genere, sì, per amor proprio verso gli animali? Sì, allora, noi effettivamente ovviamente abbiamo una predilezione per questi animali vaganti, quindi per noi è in prima battuta la protezione, la tutela di questi esseri indifesi rispetto alle violenze, alle cattiverie delle persone. Sicuramente non solo nella nostra città, ma in tante città, c'è, specialmente del meridione, c'è un poco rispetto per l'ambiente, per la natura, per gli animali. Questo va a discapito sicuramente di questi esseri indifesi. Noi effettivamente, oltre a questo, ovviamente ci teniamo molto alla sicurezza dei cittadini, quindi non siamo degli estremisti che a spada tratta difendono i cani e basta. Vogliamo anche intervenire in funzione del fatto che di cercare di liberare il territorio anche da futuri e da un numero rilevante di cani vaganti. Questo è determinante. Quindi quanti attivisti siete che vi dedicate? Allora, noi la nostra pagina è nata così per caso, perché ovviamente c'era sì questo interesse, in funzione del fatto che i social network diffondono in modo capillare gli appelli e quello che effettivamente a noi interessa, che è la ricerca degli adottanti e quindi diffondere questi messaggi che aiutino a far adottare i cagnolini. Questo è quello, diciamo, per cui è nata la pagina. Non l'abbiamo detto, la pagina a cui tu ti riferisci è un gruppo sul social network Facebook, Canuzzi Compagni di Strada, a cui chi vuole può accedere naturalmente. Allora, è un gruppo aperto, quindi ovviamente chiunque, ovviamente poi viene ammesso da me quando io vado a vedere chi è che vuole entrare nel gruppo. Sostanzialmente io non ho grandi difficoltà, non faccio dei filtri particolarmente selettivi, quasi tutti entrano senza problemi. Io l'unica cosa che non accetto è l'eventuale possibilità di politicizzare la pagina, e il fatto di commercializzare, utilizzarla come elemento di diffusione commerciale di qualunque tipo di prodotto, e bandisco assolutamente qualunque forma di violenza verbale e di immagini. Questa è una cosa che io solitamente non faccio, cioè quello di
censurare nessun tipo di post. Sanno benissimo i membri del gruppo che sono 3.800, che è un numero rilevante per una pagina, cioè nemmeno per una pagina, per un gruppo, perché ancora non è nemmeno pagina, quindi, perché la pagina avrebbe una diffusione ancora maggiore. Quindi io in prima battuta cerco di mantenere una forma equilibrata di questa pagina per evitare appunto degli estremismi assoluti. Su questo io non transigo. È Giuseppe, sì. nata. Sì, dimmi, Gio. No, dico, raccontaci quello che fate concretamente e poi se c'era qualche Allora, episodio noi come. divertente o anche tragico, volendo, Sì. non lo so, fai tu. Diciamo che più che altro sono tragici in funzione di quello che succede ai cagnolini in genere per strada, gli abbandoni dei cagnolini. Comunque la nostra pagina, ripeto, è nata per caso, ci Sì. sono 3.800 membri che diffondono questi nostri post di richieste di aiuto, di soccorso. Il nostro gruppo di attivisti che è formato da 28 persone, che praticamente sono le persone che effettivamente si sporcano le mani, che agiscono sul territorio. Ed è un gruppo abbastanza numeroso, devo dire, rispetto a, diciamo, a quello che potrebbe sembrare. Poi, per quanto invece riguarda l'effettiva soluzione dei problemi, ci sentiamo impotenti molte volte perché i cani abbandonati sono parecchi, le cucciolate abbandonate sono parecchi. Tra l'altro, molti cani non hanno un assistente sanitario, ovviamente, quindi ci troviamo in giro cani con qualunque forma di malattia. Tra l'altro, se vogliamo raccontare degli aneddoti tristi, io ne posso raccontare anche i miei vissuti personalmente di recente, però ultimamente c'è stato un incremento di malattie infettive come la gastroenterite e purtroppo il cimurro, che sono malattie praticamente che non danno scampo ai cagnolini quando si ritrovano ad avere questa malattia. Quindi Dipende da cosa. direttamente dipende da cosa? Dipende che praticamente questa malattia, il cimurro e la gastroenterite, sono purtroppo delle malattie legate al fatto che, diciamo, se lo trasmettono tra di loro, e il cimurro in particolar modo, che per un periodo lungo non c'è stato in Sicilia, è sopraggiunto negli ultimi periodi. Non si capisce bene perché, non lo sanno, almeno per quanto ci dicono, eh. Non si capisce bene il motivo da dove è pervenuto, si pensa dai paesi dell'est per quanto riguarda cani importati, però io francamente su questo non posso dire niente di preciso perché non fa parte delle mie mansioni. È Io come per noi la tubercolosi che ormai era debellata da decenni, che invece a quanto pare ci sono dei focolari che sono ma ritornati. tra l'altro attacca il sistema nervoso nella parte finale. Ed è una morte orribile per i cagnolini, te lo posso garantire perché io l'ho vissuto direttamente per il periodo di Pasqua. Io ho avuto a casa tre cuccioli. Solitamente io cuccioli non vaccinati perché noi facciamo degli stalli provvisori, momentanei in funzione dell'adozione. Quindi quando troviamo l'adozione, abbiamo già il cucciolo vaccinato, lo mettiamo in sicurezza. E in quel momento poi viene tenuto quei 10-15 giorni, anche un mese, in attesa di un volo, perché devo dire purtroppo a chilometro zero le adozioni sono limitatissime, quindi molti dei nostri cagnolini vanno a finire al nord, quindi vanno a Milano e nelle zone appunto della pianura padana. Spesso noi abbiamo mandato cagnolini ad Aosta, a Venezia, quindi in Emilia, molti molti cagnolini sono andati in quelle zone. Ma si tratta spesso di cagnolini che vengono abbandonati, per dire, nel cassonetto dei rifiuti o per strada? Esattamente. Noi li troviamo abbandonati perché appunto non c'è la cultura, un rispetto degli animali, li troviamo abbandonati vicino ai cassonetti della spazzatura, in qualunque posto, non c'è un posto ben definito. Spesso, spesso, io non possiamo assolutamente dirlo con certezza, però
però io penso che non troviamo tutti i cagnolini. Molti purtroppo vengono compattati perché vengono buttati all'interno dei cassonetti. Se passa una persona sensibile, sente un guaito, sente la presenza di qualcosa, si avvicina, magari riesce a prenderli, ma chissà quanti purtroppo non Scusami Giuseppe, sopravvivono. scusami, dico, se vengono buttati, c'è qualcuno che li butta, qualcuno che ha avuto una cucciolata, credo, dico, Sì. si pensa siano cani padronali, no? La maggior parte sono, anzi, quasi la totalità sono cani padronati, per questo io parlo di cultura e rispetto degli animali, che tra Perfetto. l'altro la soluzione di tutto questo, in effetti, è la sterilizzazione dei cani, sia di quelli randagi che sono sul territorio e che quindi ovviamente bisogna catturarli, sterilizzarli e poi quelli di buona indole per legge, Sì, assolutamente, non è che questo per stanno dicendo. legge, certo, sì. Questa è una legge che prevede questo, vengono rimessi nel territorio. Ovviamente il cane aggressivo, il cane che crea problemi, siamo i primi a dire che è giusto che rimanga e poi magari si cercherà di farlo socializzare meglio, si cercherà di trovare una soluzione anche per lui, però lui non può stare per strada, ovviamente. In questa radio abbiamo avuto un consigliere del comune di Caltanissetta che ci spiegava che ci mettono troppo tempo a dichiarare che un cane è aggressivo o meno e quindi rimetterlo in libertà Poi lì poi sì, lì poi perché nel canile più tempo sta, più il canile guadagna, ovviamente. sì, assolutamente. Infatti, tra le altre cose, ovviamente, io per quanto riguarda le soluzioni a queste cose, ovviamente non sono sicuramente quello che potrà consigliare o dire agli altri, molto più esperti di me su questo, quello che bisogna fare, ma mi pare ovvio che la cosa principale innanzitutto da fare è quella di sterilizzare i cani, sia randagi che Certo. padronali. Ovviamente i padronali non li possiamo obbligare, perché ognuno è libero di fare quello che vuole. Alcuni parlano di non lo fanno per motivi etici, ma non, diciamo che poi è un falso nel senso buono del termine, perché non fanno solo del bene ai loro cagnolini nel momento in cui li sterilizzano, perché gli evitano delle malattie. Invece il problema principale, secondo me, è la questione finanziaria, perché chi ha un cagnolino o due cani e deve sterilizzarli va a affrontare una spesa che molte volte non se la sentono, anche visto i tempi che corrono, di affrontare. Su questo, Che costo ha una allora, sterilizzazione? il costo dipende dal veterinario. Sì. Generalmente una femmina potrebbe costare dalle 150 alle 250 euro. Quindi non Questo costa, indifferente. sì, non è, specialmente se tu hai due cani, spendere 500 Certo. euro non mi pare una cifra modesta. Quindi ovviamente le persone sono restie a fare questa cosa. Infatti, secondo me, la soluzione sarebbe che tra l'altro converrebbe al comune, perché se il comune si ritrova in giro dei cani che poi deve far accalappiare, quindi il costo dell'accalappiamento, poi li deve portare nel canile, il costo del canile, che un cane, per quanto io ne so, costa 1000 euro l'anno, gli conviene dare la possibilità al padronale, incentivandolo, aiutandolo, facendogli pagare un ticket, mettendosi d'accordo con i veterinari, facendo una convenzione, insomma, trovare il metodo per poter aiutare un padronale a sterilizzare il proprio cane, il che evita che poi dicono o pubblicano che vogliono regalare i loro cagnolini. Ma la prima cosa da fare prima di pensare di regalare i cagnolini è che se ci avessero pensato prima a sterilizzarlo, non avrebbero avuto e non avrebbero il problema. Questo è la. A proposito, c'è qualcuno che si è rivolto a voi, evitando quindi l'abbandono, nel senso che ha avuto il cane, gli ha fatti i cuccioli, invece di Sì, abbandonarli è venuto da voi a dire ne aiutatemi sono. Sì, a farli adottare. ne sono capitati, tra l'altro Quindi noi qualcuno stessi. sensibile c'è ancora. Sì, qualcuno c'è, però voglio dire, non è una sensibilità totale, perché l'ideale sarebbe, sì, noi ti aiutiamo, infatti spesso noi gli Certo, diciamo, sì, l'abbiamo ti detto qual è aiutiamo, ma l'ideale, tu certo. ci devi garantire che almeno sterilizzi la tua cagnolina, non è che fra 6 mesi ci ritroviamo a cercare di farti adottare altri cuccioli. Quindi Certo. sì, possiamo aiutarli, però da parte loro ci deve essere un impegno. Tra l'altro molta gente, andando un po' così a braccio, ovviamente, io ti sto dicendo un po' le cose per Sì. come mi vengono.
molta gente abbandona i cani sicuramente, ma c'è anche qualche persona sensibile che trova un cagnolino e cerca di aiutarlo. Io spesso, e tutto il gruppo, perché io sono l'amministratore, sono quello che ha fondato la pagina, però la forza viva di questo gruppo sono le persone che ci lavorano dentro. E sono tutte persone che veramente si spendono in un modo encomiabile. Io con il mio lavoro, francamente, non faccio tutto quello che fanno loro. Quindi merito a questo gruppo, ma esclusivamente a quelle persone che veramente si battono sulla strada, andando cercando cagnolini, facendoli sterilizzare, dandogli da mangiare, facendoli curare, assistendoli sul territorio. Quindi questa, voglio dire, scusa, mi sono perso un attimino perché ti stavo dicendo che alcune persone sensibili ti mettono in evidenza, ti dicono che c'è un cane nella zona da aiutare. Spesso, però, queste persone dicono: sì, abbiamo visto questo cagnolino, io però non mi sono potuto fermare, ho insomma, delle scuse, oppure non lo posso tenere perché sono allergica, tutte queste cose. Però, tra tutti questi, e me ne è capitato pure qualcuno, devo dirlo, che è ammirevole, hanno trovato il cagnolino, gli hanno creato un punto di approvvigionamento, gli hanno creato un angolo dove potesse stare al riparo e alla fine l'agente del quartiere gli ha creato dei problemi e hanno dovuto portarselo a casa. A casa, avendo già due cani, sono in estrema difficoltà, però questi continuano a battersi, a pubblicare la foto, a rinnovare l'appello. E ancora oggi ce l'hanno a casa. Ce l'hanno a casa. Questo è l'esempio tipico che dovrebbe essere seguito da tutti, non da quelli che, ah, ho trovato un cagnolino, poverino, di qua, tutta una serie di. E poi se ne disinteressano Poi, completamente, dici. oppure cerca di, ancora peggio, cerca di delegare gli altri. Io non lo posso Certo. fare, e allora voi che siete canuzzi, che siete quelli che cercate di aiutare i cagnolini, aiutatemi, toglietelo dai piedi, cioè non mi pare corretto. Allora, siamo Tra quasi. l'altro, Sì. noi non siamo, ci autofinanziamo, noi spendiamo di nostro, ci mettiamo di mezzo, usiamo le nostre macchine, e le nostre macchine si stanno deteriorando proprio in funzione del fatto che ci sono le persone che sistematicamente vanno a Catania, in aeroporto, con i cagnolini per portarli a prendere il volo per poi arrivare a destinazione a Milano Linate. Ci sono anche tanti volontari al nord che collaborano con noi, che fanno le staffette, ci sono le madrine di volo, c'è tutto un mondo di persone bellissime, meravigliose, che fanno tutto questo senza nessun interesse. Su questo punto abbiamo pochi minuti, siamo in chiusura. Volevo chiederti, da questo punto di vista, il comune di Caltanissetta si è interessato a voi, sa della vostra esistenza? Allora, il Comune di Caltanissetta sa della nostra esistenza. Noi, devo dire, fino adesso abbiamo fatto molti tavoli tecnici insieme al WWF, insieme alla Lega Antivivisezione, ad altre associazioni come la LIDA, l'EMPA, insomma, ci sono stati questi incontri, però purtroppo, devo dire, non hanno sortito grandi effetti al momento. C'è stato un momento in cui abbiamo collaborato noi canuzzi insieme alla Lega Antivivisezione con Jessica Natale, con Ennio Bonfanti del WWF, per quanto riguarda abbiamo preso dei cagnolini portandoceli in braccio, ma dei cani già adulti però, degli animali vaganti, li abbiamo messi in macchina e li abbiamo portati al canile noi stessi, senza bisogno di accavappiarli. Li abbiamo portati qui, sono stati curati, sono stati sterilizzati e per fortuna, anche se devo dire con difficoltà, perché siamo stati lì a pressare continuamente, poi sono stati anche rilasciati. Questo è successo per pochi cani, francamente. Poi c'è stato un attimo di pausa e ancora non si è ripreso. Di recente, insomma, io ho avuto qualche. Ho parlato un po' con Amedeo Falci, l'assessore, e
il quale praticamente stanno cercando di muoversi, però ovviamente ancora siamo a livello di soltanto di progetto, ancora qualche cane viene accalappiato, ma non sappiamo poi, rimane lì e basta. Comunque, io spero che il Comune faccia presto tesoro della vostra esperienza. Siamo arrivati in chiusura, io L'ultima ringrazio. Sì, volevo fare un ultimo appello. Sì, prego. cosa che volevo dire era proprio questo. Noi Sì. non vogliamo assolutamente sostituirci al comune, quello che noi all'amministrazione, quello che noi facciamo parzialmente è così, cioè noi ci sostituiamo a loro perché loro dovrebbero fare in modo di togliere i cani dal territorio, di farli adottare e raggiungere l'obiettivo di togliere i cani sulla Sono strada. d'accordo. E tra l'altro, l'altro passo da fare sarebbero i controlli, le microchippature, quindi le eventuali, anche se voglio dire, accompagnare appunto i padronali a sterilizzare i cagnolini, e poi in ultima battuta cercare di alleggerire il canile dei cani che risiedono lì dentro, andando a scalare un po' il costo dell'amministrazione in funzione dei canili, il che vuol dire che quei soldi che noi spendiamo per il canile, per i cani, potrebbero essere spese per altre urgenze, che potrebbero essere l'infanzia, potrebbero essere le scuole e tant'altro. Questo era quello No, che perfetto, sentivo di dire. prevenire è stato sempre meglio che curare, quindi Ah, sicuramente, su d'accordissimo. questo non ci sono dubbi. E su questo siamo veramente in chiusura, allora ringraziamo Giuseppe Salvatore, ricordiamolo, fa parte del gruppo Canuzzi Compagni di Strada, per chi volesse saperne di più c'è il gruppo su Facebook, Canuzzi Compagni di Strada, iscrivetevi, così potete, se anzi vi fa piacere, se vengono i volontari, collaborazioni, credo di sì, no? Assolutamente. Noi, il nostro gruppo è aperto a tutti. Ovviamente noi vogliamo persone che sono disponibili veramente a collaborare, che non creano soltanto problematiche, ma noi siamo un gruppo aperto, ma vogliamo essere coeso, compatto e tutte persone che non hanno nessuna voglia di individualismi, ma di vivere in un gruppo che si spende per gli altri. E con Questo questo vogliamo. siamo veramente in chiusura. Allora, punto d'incontro adesso va in vacanza, l'appuntamento è rinnovato a settembre. Buone vacanze a tutti. Grazie. Radio Amore ha presentato Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Ha condotto in studio Ubaldo Scarantino.